Salve a tutti, siamo con Giuseppe Rosiello, che è un nuovo candidato consigliere di Filbacoli, con la lista civica Società Civile Verbacoli, rappresenta tutti quei giovani che dedicano la propria prima parte di vita, di studio, di università, di studi medici, poi dopo tu approfondirai meglio questo tema. Hai vissuto realtà, la realtà bacolesi, ma anche cosa significa vivere fuori per motivi ovviamente didattici, però hai fatto un confronto sicuramente tra questa realtà e quella che è lontana da qui. Do subito parola quindi a Giuseppe, che, con cui tra l'altro ho frequentato anche il liceo qui a Bacoli, una risorsa tra l'altro anche da riprendere. Giuseppe, presentati ai cittadini. Salve a tutti, sono Giuseppe Rosiello, 24 anni, sono diplomato, come diceva Giosi, al liceo scientifico di Bacoli. Sono laureando in medicina e chirurgia, sono al sesto anno, fortunatamente mi mancano pochi esami alla laurea. E innanzitutto volevo ringraziare Giosi, Filbacoli, l'associazione Filbacoli per tutto quello che ha fatto, che sta facendo, ma soprattutto che farà in futuro, perché fondamentalmente Filbacoli è la svolta, è il cambiamento, è l'unica vera forza che può cambiare il territorio. Io voglio sottolineare quali sono i principali motivi che mi hanno portato ad accettare quella che è stata la proposta fatta da Giosi qualche mese fa della candidatura. Innanzitutto per l'enorme stima e fiducia che nutro nei confronti di Giosi, non solo come Giosi come persona, ma Giosi come emblema di una forza di cambiamento che, come dicevo prima, può realmente cambiare radicalmente il territorio bacolese, che ha bisogno di un vero cambiamento. Quindi Giosi, non solo Giosi ovviamente, ma tutta l'associazione e tutti i ragazzi di Filbacoli. E poi un motivo, non meno viaggioso, però per me un po' più importante di questo, e cioè il fatto che io non mi nascondo dietro un dito, non sono una persona ipocrita, mi si può accusare di tutto fuorché di essere un ipocrita, ma io ho deciso, avevo deciso, e non da adesso, ma già da 2-3 anni, qualche anno insomma, di andare via da Bacoli, di andare via dall'Italia, come paese. Perché? In realtà no, io non sono nato con l'idea di andare via da qui, non ho deciso di iniziare gli studi per poi andarmene, ma questa idea è stata, mi è stata inculcata, ma la cosa più terribile a mio parere che mi è stata imposta da tante cose che sono successe in questo paese e in Italia. Per me, che sono uno studente, uno degli elementi più importanti, non voglio parlare del lavoro, perché il lavoro potremmo stare a parlarne da adesso fino a chissà quando, però una cosa importantissima, fondamentale, che sono i trasporti. Per me, studente, è fondamentale poter raggiungere l'università, è fondamentale poter arrivare in tempo ad un esame, e io per arrivare all'università ci impiego più o meno un'ora e mezza, ma non è tanto il tempo, ma è importante la fiducia che può dare il trasporto pubblico. Nel senso, io quando devo fare un esame chiedo, fortunatamente ho la fortuna che ho dei genitori che me lo possono permettere, chiedo il favore ai miei genitori di prendere l'auto e di andare, perché ovviamente non posso permettermi di saltare un esame perché magari quel giorno il capotreno o per qualsiasi motivo si ferma la comune, non posso raggiungere l'università, non posso dare l'esame. Ma mettiamo caso un lavoratore che tutti i giorni deve andare al lavoro, ma in che modo un lavoratore può dare al proprio datore di lavoro la certezza di poter raggiungere il posto di lavoro? E questo è uno dei tantissimi, basta guardare per esempio anche le strade in questo periodo, basta guardare le voragini che ci sono in strada, ci sono tantissimi problemi, sono tantissime cose che mi hanno spinto. Diceva Giosi prima l'esperienza all'estero, sì, ho fatto un'esperienza all'estero l'anno scorso, un anno, in Spagna, che mi ha fatto aprire la mente, che mi ha fatto capire che le cose si possono fare, basta soltanto volere il cambiamento. E allora uno dei motivi per i quali io ho deciso di candidarmi, di accettare la candidatura, è proprio questo, perché le cose si possono cambiare. E Filbacoli è l'unica reale. Noi stiamo in un tunnel, vediamo la luce, questa luce è fra 3 mesi. E allora io sono stanco di chi mi dice che devo restare nel mio territorio perché è il posto dove sono nato, perché c'è la mia famiglia. No,
Io mi sento di poter dare tanto a questo territorio, però è il territorio che deve dare qualcosa anche a me. Allora noi abbiamo avuto occasioni di cambiamento per anni, anni e anni. Adesso abbiamo questa luce fuori dal, questa luce che ci permetterà di uscire dal tunnel fra 3 mesi. Se aspetteremo, se diciamo porteremo in avanti, sposteremo questa luce fra 5 anni e 3 mesi, sarà troppo tardi, almeno per me e per tutti i ragazzi che come me vogliono restare nel proprio territorio, però a patto che il territorio faccia qualcosa per noi, ci permetta di restare e ci permetta, diciamo, di vivere degnamente, di avere non solo un lavoro degno, ma di vivere, insomma, la felicità, solo questo. No, Giuseppe, al di là dei temi potremmo trattare qualsiasi tema specifico, però il tuo ruggito di rabbia, di indignazione, ma anche di proposta, il ruggito di tutti i giovani di questa terra e che ci spinge Tribauri da 6 anni ad andare avanti in questa opera di cambiamento, come hai detto tu, quindi veramente ci sarebbe ben poco da aggiungere, sottolineare soltanto questo aspetto fondamentale. Noi facciamo appello a tutti i giovani del territorio per unirsi, anche se da, diciamo, prospettive differenti, ma almeno di impegnarsi per questa città. Chi resta, l'abbiamo detto più volte, ha l'onere di caricarsi sulle spalle anche la disillusione di chi è stato costretto ad andare via. Quindi dedicherei qualche altro secondo, poi diciamo vediamo un po', a un appello specifico ai giovani. Sì, allora io dico ai giovani questo: lo so qual è il sentimento in questo momento. Siamo in spagnolo si dice desilusionati, insomma, siamo un po' demoralizzati. E io lo capisco bene, perché dicevo prima, io avevo deciso di andare via da questo territorio per questo, perché questo territorio fondamentalmente non mi dà niente, e quello che mi fa più rabbia è che questo territorio ci può dare qualcosa. E allora l'appello che io faccio ai giovani è: se le cose vi stanno bene così come stanno, votate chi volete, non votate Fribacoli, anzi, diciamo. Però se voi volete cambiare le cose, e soprattutto se siete fieri del territorio in cui siete nati, perché noi dobbiamo essere fieri di essere nati in un territorio. In America le bellezze, le attrazioni se le costruiscono, noi ce le abbiamo. Svegliarsi la mattina e guardare il mare si fa sentire. Io ho vissuto a Santiago, che è una città in cui piove dalla mattina alla sera, ed è una cosa terribile. Qui ci si sveglia, però ci svegliamo, vediamo il mare e poi diciamo: e mo? Come andiamo al lavoro? E adesso come andiamo all'università? E allora, se realmente voi volete cambiare le cose, votate Fribacoli, perché votate Fribacoli, votate Josi, candidato sindaco, perché è la luce fuori dal tunnel, è l'unico modo per cambiare questo territorio. E noi personalmente, io, tutti i ragazzi che si impegnano e che vogliono un futuro florido, meritano il cambiamento. Salve a tutti e un saluto a tutti i fribacolesi.